delle prime domande che vengono fatte appena si comincia a imparare una nuova lingua è: quanto tempo ci vuole per diventare fluenti? E in questo video lo andiamo a scoprire insieme. Hi, my name is Lara, I'm a SALTA Certified English Teacher. Sono nata e cresciuta in Italia e pur ora parlo l'inglese come se fosse la mia lingua madre. Ma prima di rispondere a questa domanda dobbiamo andare a vedere una cosa più importante, cioè che cosa si intende per fluentemente. Cosa vuol dire essere fluenti? Attenzione, apri bene le orecchie perché questa definizione è importante. Se sei fluente è perché hai la capacità di parlare o scrivere in una lingua facilmente, bene e rapidamente. Attenzione, sottolineo facilmente e bene, soprattutto bene, perché molti si focalizzano solo sul rapidamente e pensano che già solo parlando velocemente in una lingua allora danno questa impressione di fluency. In realtà non è così, cioè non è che parlare velocemente vuol dire essere fluenti, perché se poi non parli bene, non parli correttamente, fai uno strafalcione dietro l'altro, non puoi essere considerato fluente. E molti dicono: ah vabbè, ma se io parlo velocemente poi la gente non se ne accorge. No, guarda che se ne accorgono, magari riesce a convincere chi la lingua non la sai, dicono: ah cavolo, come parli bene, come parli veloce. Però ti assicuro che se una persona un minimo della lingua la sa e riesce a captare gli errori, cioè questa persona dice: ok, qua di fluente non c'è niente. Ma quindi quanto tempo ci vuole per parlare finalmente fluentemente in inglese o in una lingua straniera? E molti pensano che ci vogliono mesi, se non addirittura anni, prima di arrivare a un buon livello di fluency in una lingua. Quindi passano anni e anni facendo una fatica assurda, studiando regole grammaticali, memorizzando nuovi vocaboli, sperando finalmente che arrivi il fatidico giorno in cui si sveglieranno e incredibile, wow, oggi parlo come se fossi un madrelingua. Ma non è così che funziona. Quando mi chiedono quanto tempo ci ho messo a diventare fluente, io davvero non so cosa rispondere, perché io parlavo inglese fluentemente sin dai primi giorni. Ma non perché io abbia chissà che superpoteri, ma perché ho scoperto con un po' di fortuna subito come farlo. Ma quindi qual è il trucco per parlare fluentemente sin da subito? Il trucco, che in realtà non è un trucco, sta nell'utilizzare sempre solo i vocaboli, la grammatica e le strutture che già conosci, di cui già sei sicuro, non solo che conosci, che ah sì, l'ho sentito una volta, menzionati a questo, no, di cui sei sicuro al 100%. Vedila così, diciamo che questa è la tua zona di comfort all'inizio. Questo rappresenta tutti i vocaboli e le regole che hai imparato fino ad ora, che all'inizio ovviamente saranno molto molto ridotti, perché si comincia con poco e via via si espande. Se io davvero ho seguito gli step giusti e ho assorbito tutte queste regole, tutti questi vocaboli e queste strutture, allora io devo essere in grado sin dai primi giorni di esprimermi in modo fluente utilizzando tutte queste conoscenze che ho a disposizione. Certo che se comincio a voler uscire da là, dalla mia zona di comfort, a utilizzare vocaboli che magari ho sentito una volta, due volte o che ho appena cercato sul dizionario, o voglio utilizzare il futuro quando il futuro ancora non l'ho studiato, è normale che là quella fluency che avevamo nella nostra zona di comfort la andiamo a perdere. E tu dirai: ma Lara, ma quindi com'è che miglioro? Con calma. Quando già ci sentiamo nella nostra zona di comfort così al sicuro, così tranquilli, che quasi siamo annoiati, diciamo: no, queste robe ormai io le domino totalmente, sono troppo facili, allora è quando noi andiamo ad ampliare il nostro vocabolario, andiamo a ampliare il nostro repertorio di regole grammaticali. E allora stessa cosa, quando sono là mi esercito con quelle precedenti già le dominerò. E adesso si tratta di continuare a fare pratica e continuare ad utilizzare queste nuove strutture fino a che anche là non mi sento in una zona di totale comfort. Anche lì, una volta assorbite le nuove strutture, i nuovi vocaboli, allora andiamo avanti. Se noi andiamo avanti così, per gradi, vedi che tu parlerai o scriverai sempre bene, facilmente e rapidamente, solo che all'inizio i contesti e gli argomenti saranno minori e via via si espanderanno, via via potrai parlare sempre di più argomenti e in sempre più contesti. Per questo io non capisco e non condivido l'approccio di alcuni insegnanti che già dopo poche lezioni dicono agli studenti: ok, scrivi un testo o parlami di te, perché per me quello è come prendere il bambino che non sa nuotare e buttarlo direttamente nella piscina. Cioè, il bambino sopravvive, non è che
Sì, se tutto va bene sopravvive, però di certo non si mette a fare i 100 metri in stile libero. Cosa succede se ti chiedono di fare questa cosa qua? Che tu ovviamente sarai portato a pensare in italiano, cercherai di tradurre quelli che sono i tuoi pensieri e tradurrai nel senso che cercherai parole sul dizionario, magari utilizzerai parole che sono sbagliate, le regole grammaticali non saranno sufficienti per parlare di te e quindi dovrai inventartela, cercarle, utilizzarle male. E là cominciano a essere fatti i primi errori, cominciano a sedimentarsi i primi errori e poi sono quelli che ci seguono avanti per molto molto tempo. Io davvero questa cosa non la condivido. Per quello che ho visto e per mia esperienza, la cosa migliore è partire in uno spazio circoscritto, diventare sicuri di noi all'interno di quello spazio e poi via via aumentare le nostre conoscenze. E so che tu dirai, ma Lara, io non è che posso sempre stare là a limitarmi a utilizzare le strutture e i vocaboli che io conosco. Cioè, ci possono essere le situazioni in cui sono obbligato a utilizzare delle strutture o ci sono dei contesti in cui ancora non sono allenato e me la devo cavare. E questo è verissimo, però quello è un altro discorso. Quelle sono situazioni della vita reale e non sono momenti dedicati all'apprendimento della lingua. Quelli sono quei momenti in cui noi entriamo in quella che io chiamo la modalità sopravvivenza. Cioè, è normale che se ci ritroviamo a lavoro con una chiamata di un collega che dobbiamo gestire, o siamo all'estero, siamo persi, dobbiamo parlare con le persone del posto, se là non padroneggiamo ancora i vocaboli e le strutture per quel contesto, ovviamente saremo in difficoltà. Se ti trovi in quella situazione, allora dimenticati tutto quello che ho detto, diventa un si salvi che può. Se devi inventarti parole, inventati parole, tira fuori con gesti, con quello che puoi, una soluzione a questo problema e cerca di comunicare al meglio possibile, al meglio delle tue possibilità. Però dobbiamo distinguere queste due situazioni. Quando sei in modalità sopravvivenza, ok, ci si arrangia come si può. Quando invece stai praticando in un ambiente controllato proprio perché vuoi dominare meglio le strutture che hai appena visto o stai cercando di impararne di nuove, allora lì sì che dovremmo prestare molta attenzione a quello che diciamo e non diventare creativi, non inventarci cose. Io ti parlo delle tempistiche della fluency perché io non voglio assolutamente che tu perda tempo con un metodo che non funziona, perché io ci tengo davvero che tu capisca che non devi aspettare anni perché ti clicchi qualcosa nel cervello e tu improvvisamente cominci a parlare in modo fluente. I risultati dovresti vederli subito. Se non li vedi subito è perché probabilmente c'è qualcosa che non va con il metodo o stai facendo tu qualcosa che non dovresti fare, andare troppo veloce, non dare sufficiente tempo alla parte di assorbimento. Però insomma, se già vedi dopo i primi giorni che fai ancora fatica a utilizzare dei costrutti base, allora fermati e cerca di raddrizzare il tiro subito. Ok, ora che sappiamo che per parlare in modo fluente con le strutture che conosciamo ci vogliono pochi giorni, allora rispondiamo anche alla domanda: quanto tempo mi ci vuole per parlare di qualsiasi argomento in inglese, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto? Se parliamo della stragrande maggioranza dei contesti, della stragrande maggioranza delle situazioni della vita quotidiana, allora beh, quello ovviamente dipende da vari fattori, come la tua costanza, l'impegno che ci metti, la tua predisposizione, però si può stimare e si stima che per raggiungere quel livello ci vogliano circa 2-3 anni, ovviamente se si fanno le cose fatte bene, questo va da sé. Però il mio consiglio è, se cominci ora, non farti ossessionare da questo obiettivo. La fretta in questo caso non fa per niente bene. Tu concentrati sul parlare fluentemente utilizzando le strutture che vedi poco a poco e fai tanta pratica con quelli finché non domini quelli, e poi via via ti puoi allargare anche ad altre strutture, altri vocaboli, altri contesti. E ricorda che se c'è qualcosa che non va, lo vedi subito. Io come sempre spero che questo video ti sia stato utile, che ti abbia aperto gli occhi, che ti abbia dato una buona dose di motivazione per metterti sotto con l'inglese. Per qualsiasi cosa io sono qua e noi ci vediamo nel prossimo video. I'll see you soon. Bye!